Un saluto ai lettori di Scandicci. In questo primo incontro mi presento, sono Sara Martini, biologa nutrizionista ed erborista. In questa rubrica quindi parlerò di alimentazione e salute ed essendo anche erborista inserirò dei piccoli consigli su quelli che sono dei rimedi naturali. Mi occupo dell'elaborazione di piene alimentari sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Seguire un'alimentazione cucita su misura è importante non solo se si è in uno stato di sovrappeso o di obesità, ma anche per la prevenzione delle patologie e per la risoluzione di alcuni disturbi. Disturbi più comuni come possono ad esempio essere pancia gonfia, intestino irritabile, trigliceridi alti, colesterolo alto, sindrome dell'intestino irritabile, PCOS, malattie autoimmuni, possono essere migliorati e anche risolti con una terapia alimentare adeguata in associazione alla terapia farmacologica convenzionale se presente ed eventualmente se necessario ed opportuno anche l'utilizzo di alcuni integratori alimentari. Il cibo ha una reazione diversa nel nostro organismo in base a quello che scegliamo, quindi quello che scegliamo introdurre, a come lo prepariamo, quindi anche la modalità di cottura, ad esempio, influenza su quella che è l'azione del cibo stesso e a come lo abbiniamo, quindi a come prepariamo e bilanciamo il nostro pasto. Perciò ogni volta che noi mangiamo possiamo innescare una reazione nel nostro organismo che va verso uno stato di salute o verso uno stato di malattia. Oggi vorrei fare un discorso un pochino più in generale su quella che è la sindrome metabolica. Questa sindrome è legata alla presenza di almeno tre di questi fattori di rischio, che sono l'ipertensione arteriosa, la presenza quindi di obesità, in particolare di un elevato grasso viscerale, trigliceridi alti, colesterolo HDL basso, e elevati livelli di glicemia a digiuno. Questa sindrome perciò è legata all'accumulo di quello che è il grasso viscerale ed è la madre di tutta una serie di malattie croniche, tra cui ad esempio il Parkinson, l'Alzheimer, il diabete, le malattie cardiovascolari. L'accumulo di grasso viscerale e quindi anche la sindrome metabolica è legata a quella che è la produzione di insulina e con la nostra alimentazione, quindi a seconda di come componiamo i nostri pasti, noi possiamo influire quindi sulla produzione di insulina durante la giornata. Inoltre l'obesità invece è legata a quella che è la cosiddetta infiammazione silente, un'infiammazione che non dà dolore ma che determina la produzione di una serie di sostanze tossiche come radicali liberi e anche nel nostro intestino vengono prodotti dei metaboliti che non vengono riassorbiti e quindi determinano tossicità. È spesso connessa a stati di stress e di sovrappeso e quindi può determinare l'insorgenza di patologie come possono essere allergie, intolleranze, infertilità, malattie autoimmuni, osteoporosi, ipertensione arteriosa, diabete, alterazioni del tono dell'umore, quindi anche depressione. Quindi importante è non stimolare troppo la produzione di insulina e non consumare troppi grassi saturi a scapito degli omega 3, perché tutto ciò fa sì che si renda difficile lo spegnimento di questa infiammazione. Importante poi anche il tipo di alimentazione che seguiamo perché influisce su quella che è la nostra flora microbica intestinale e quindi la produzione di metaboliti che sono importanti per il nostro stato di salute. Come possiamo quindi prevenire l'infiammazione e l'obesità? Sicuramente dobbiamo seguire un regime dietetico cucito su misura che porti a una riduzione di quelle che sono le citochine infiammatorie e quindi tenga basso questo tipo di infiammazione. Evitare quindi poi quelli che sono i cibi ad alto indice glicemico, ma non dobbiamo focalizzarsi solo sul cibo singolo, ma anche su come questi cibi li abbiniamo nel nostro pasto. Infatti andrebbe abolita quella che è la dieta dissociata che prevede dei pasti ricchi di soli carboidrati che determinano quindi dei picchi di glicemia e dei picchi di insulina. È importante svolgere uno stile di vita corretto e salutare, soprattutto non molto stressante, così che si tengano bassi i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Importante sarebbe anche concedersi delle adeguate ore di sonno, quindi il riposo notturno, e svolgere dell'attività fisica. Perciò, per mantenere un'età biologica efficiente e prevenire quindi lo sviluppo di patologie, è importante ridurre quella che è la massa adiposa e seguire uno stile di vita sano ed un'alimentazione corretta.